È arrivato il momento di proporvi un gioco, che è un gioco che proporremo tendenzialmente a tutti gli artisti che verranno qui a trovarsi. Gioco della bottiglia. Ah, dov'è? No. Non... Come vuoi giocare? Allora, ho sbagliato il gioco. Il gioco vede due pannelli, in the closet, in the pocket. Io sì. Qui ho delle schede, una decina di schede, e queste schede rappresentano degli oggetti o dei pensieri. Ve ne leggo alcuni: ci sono i PC tablet, style, quindi parliamo di stile, di cellulare. Adesso io vi chiedo di posizionare 5 di questi oggetti pensieri o in the pocket, cioè sono quegli oggetti fondamentali che sono assolutamente essenziali da tenere nella tasca, o in the closet, che sono quelli che rimangono. Sì, sono essenziali, ma si può anche vivere senza. Non c'era più difficile questo gioco. Anche... Ci avete provato a farlo più difficile, ma non vi è venuto. Proviamo. Va bene. Allora, tra l'altro, sono 10, ma quello bianco è... Decidete voi cosa scriverci. Cioè, una cosa, guarda. Eccolo qua. Perfetto. Pensaci bene e non scrivere cose sconvenienti. Fai la taglia. Vabbè, iniziamo da lì nel frattempo. Iniziamo. Io mi consulto col mio fido compare Guepec. Style. Style in the pocket tutta la vita. Perché? Perché se non hai style non vai non da nessuna parte. Non vai niente. È importante? Direi proprio di sì, specialmente per noi. Ok, quindi lo mettiamo in the pocket. In the pocket. The pocket. Ok. PC tablet dove? Ma in the closet, cioè, va bene, però. Beh, dipende. Io... Sapevo che tu dovevi rompere le palle. Io per continuare a far musica me lo porterei. Beh, sì, però possiamo rimettere anche tutti da una parte. Da... Dovete mettere 5-5. In the pocket per navigare su internet. Dai, che sennò senza certi. Non so, te sempre appresso per farsi le basi. Mi hanno già cazziato, quindi mettiamolo dove vogliono loro. In the pocket? Sì. Cellulare? In the pocket. The pocket. Perché? Perché ormai è uno strumento essenziale, purtroppo, della nostra vita. Io tra i due però l'avrei messo in the closet. Vabbè, Gio. Scusa, ma tu riesci, tipo, se esci di casa e sei giù per le scale e sei in ritardo, riesci anche a stare una giornata senza? Ci sono stato, perché dimentico. Sai che, posso dirti una cosa? Io lo conosco da un sacco di tempo, lavoriamo insieme da 10 anni, 1-0. Ok. Non l'ho mai visto un giorno stare staccato dal telefonino. No, quello è vero, però mai. Scamato, Gio. E sta sempre attaccata al telefonino, quindi muto in the pocket. Anche perché ce l'avete in tasca, non spento. Basta col pomodoro. Basta il suo. Macchina o scooter? Ma cioè sì, basta, però in the closet si può andare anche a piedi. Puoi andare anche a piedi, nelle grandi città puoi andare anche a piedi. Esatto. Libri e quotidiani, cioè quanto leggete, dove prendete informazioni? Informazioni. Forse in the pocket. Sarebbe in the pocket, però... Però... No, vabbè, sì, in the pocket, in dai, the pocket. Sì, noi leggiamo tanto. Al mattino fate la segna stampa, voi di solito, informate. Sì, dal PC e tablet, però. Ok. No, sì, però sì, dai. Borse e zaini. Ma in the closet. Zero. Ma no. Tutto in tasca. Sono le tasche, via, basta. Tasche pienissime. City porno, è qui. In the pocket, non c'è una roba più di in the pocket. Di sopra di in the pocket non c'è. Mettila sopra. Top. Top, proprio. Porta fortuna. In the closet. Senso di scaramanzia prima di un concerto. Sì, ma senza esagerare. Quindi in the closet. In the closet. E qui arriva il concetto, il passato, cioè quanto le esperienze del passato influiscono poi sul vostro presente. Perché questa è talmente quindi profonda, questo è un concetto. Che direi in the pocket. È il quinto. Non si può? O puoi togliere da in the pocket e metterlo in the closet. C'era alla fine. E poi ve ne avanza ancora uno, che dovete scegliere ancora voi. Beh, io direi che il passato è essenziale perlomeno per noi, nel senso che noi raccontiamo tanto di quello che ci ha formato, quindi toglierei PC tablet. Aspetta che qua tanto si fa tutto si fa tutto dal telefonino ormai. C'è il cellulare. Si mette il passato. Ok. E invece di quello che scegliete voi? Non ho scritto niente. No, abbiamo distratto. New era. Bella lì, vai. Noi ti faccio anche che va a finire direttamente in the closet. Esatto, come va a finire in the closet, però purtroppo non è in the closet. Facciamo così, lo mettiamo qui. In mezzo. A cavallo. Nel mezzo, quindi poi non puoi matchare, però. Nella vostra scala di importanza diamo un occhio, ragazzi, diamo un perché on the top. City porn. Sì, ma non ci vergogniamo, se vuoi te lo diciamo anche un'altra volta. Libri quotidiani, cellulare, passato, stile. New era sembrava proprio
da barbara terra. Possiamo metterlo con delle altre cose. Con degli altri ordini. Cioè, per esempio, i libri quotidiani che sono molto importanti li mettiamo tipo sotto il cellulare. Ok. Il passato? No.